Buonasera, buonasera a tutti. Ecco, ho voluto tenere completamente la sigla che questa canzone molto molto bella, direi romantica, di Dan Pancaldi, il nostro amico canadese che porta avanti la fortunata trasmissione di YouTube, No Enemies Here. E questo pezzo non è un pezzo a caso, è nella sua ultima raccolta e si intitola Our Fallen. E sapete, per il periodo dell'emergenza la terrò, sì, malinconia, perché in ogni caso è un periodo di malinconia. Noi cerchiamo di tenerci su, ragioniamo, si parla di giochi, però. In ogni caso, sul background, sullo sfondo, rimane questo periodo e quindi anche nel nostro piccolo possiamo ricordarlo. Poi chiaramente parliamo di gioco, ci rilassiamo, però è bene che non ci dimentichiamo quello che sta succedendo là fuori. E questa sigla, sì, è molto, ciao Giovanni, è molto triste, però mi dico che è fits completely the moment, è perfettamente funzionale al momento. Perché? Perché in ogni caso si giochiamo, però non possiamo dimenticare gli eventi esterni. Bene, ragazzi, bando alle ciance. Fine settimana che ho visto che sia Max che Marco sono stati molto molto attivi sullo Giannizzero. Bevo un po' d'acqua, scusate, sull'Araldo e il Giannizzero, aspettando il Giannizzero. Marco Mengoli è scatenato, vedo puntate che sono di ottima fattura. Mi riprometto di andare ad ascoltare quando sarò un po' fuori da tutti gli impegni, ma li ringrazio pubblicamente perché continuano, mantengono vivo questo podcast, mantengono vive le notizie, mantengono vivo l'archivio. Quindi grazie a Max e a Marco in diretta e seguiteli se potete. Poi Marco non fa solo trasmissioni dedicate al wargaming, ma fa anche trasmissioni dedicate alla cultura. Sta usando il podcast per la didattica a distanza, che secondo me è uno dei migliori ausili che possiamo usare, che i docenti possono usare. E poi Max che cerca veramente con delle brevi serie di parlare di altri argomenti che fanno parte del nostro fantastico mondo. Giovanni, benvenuto. Giovanni Melandri, settimana prossima è chiamato a una puntata del podcast. Dobbiamo decidere argomento, ma sono sempre fermo ai giochi della Victory Point Games. Ma oggi parliamo di un sistema, ragazzi, che mi vede un po' diciamo all'oscuro. Sto parlando del sistema Battles of the Age of the Reason, che porta avanti da tempo immemore la Clash of Arms, e ho appena ricevuto la nuova scatola, molto bella, molto, molto accattivante, una scatola diciamo un po' vecchio style, ma veramente di un fascino particolare. Ce l'ho qui davanti a me, è telata la scatola, è una cosa particolare che si adatta bene al periodo che vuole rappresentare. Molwitz, infatti, è località in Polonia in cui Re Federico II, diciamo, si trovò a combattere. E queste sono ci sono due battaglie, Molwitz e non leggo bene la seconda, e Chotusitz. Francamente, per me, ragazzi, veramente. Una sorta di villaggio remoto. Non ho mai giocato questa battaglia in vita mia. Sì, Chotusitz, che come dice l'analisi è circa la stessa, diciamo, grandezza di Lobositz, è sempre un BAR game. Niente. Questo sistema non è per tutti, è un altro di quei sistemi che richiede un po' di applicazioni. Marco, che ci dice? Ho appena descritto la battaglia di Lao, 30.000 morti in un giorno solo. Vediamo la situazione, ma la storia ci aiuta. Se abbiamo la fortuna di non essere direttamente coinvolti nei nostri carri, di contestualizzare. Sì, diciamo che delle volte noi raccontiamo dei momenti, le battaglie non sono sicuramente momenti felici, ma io dico sempre che se chi gioca con questi giochi di guerra è uno dei primi a. Diciamo,
mettere da parte la violenza, la morte. Sappiamo benissimo che tutte le battaglie sono solo dei drammi, degli eventi che cerchiamo di capire, ma alla fine veramente rimangono indecifrabili e siamo toccati. Ecco perché studiare la storia, studiare le battaglie non è essere violenti, ma è esattamente l'opposto. Conosci per evitare certi errori, non sicuramente personali, ma di tendenza. E quando leggiamo quegli articoli in cui chi fa wargame è un violento, beh, ragazzi, sappiamo benissimo che fra di noi ci sono tutte persone con alti livelli culturali e a modo. Poi ci sarà pure qualche percentuale di gente che magari è un pochino sopra le righe, ma per quanto mi riguarda io vedo intorno a me sempre comunque gente veramente di spessore. E probabilmente proprio perché non solo il wargame, ma giocano intelligentemente, cercano di capire e vanno al di là. Dicevo, tornando a Molvitz, il ritratto sopra la scatola penso che sia desunto da qualche stampa dell'epoca. Non 30.000 morti, Marco. Diego, fra poco ti sto per chiamare, quindi non ti distrarre. Sto aprendo la scatola, ma la voglio aprire con te, quindi ti vado a chiamare immediatamente perché tutti si potrebbero accorgere che io sono veramente impreparato. Ho solo letto ieri sera le regole, sto chiamando Diego, quindi le posso riassumere, ma mi fermo lì. E quindi ho bisogno di un supporto valido come Diego Lena, che sa molto, è un appassionato di questo sistema. Ecco che squilla il telefono, perché se non squilla, se mi dà buca, presenterò il... Diego, mi senti? Sì, ti Oh, sento, ciao. Diego, applausino per te. Sì, non serve. Diego, come stavo dicendo, io ho sempre visto da lontano il sistema BAR. L'ho visto piazzato, qualcuno ogni tanto si è azzardato a spiegarle quattro cose. Ieri sera, per non essere impreparato oggi, sono andato a letto leggendo le regole. Di solito non lo faccio, ma non avevo tempo di piazzare il gioco e ho letto le regole. Devo dire che comunque, Diego, come regole, non mi sono sembrate di difficile comprensione. Sono molto articolate. Ma non, per uno che gioca a wargame, dato che dicevo che questo sistema non è per tutti, non è proprio difficile. Il problema è che bisogna tenere a mente parecchie cosine che fanno parte di questo livello di scala, o no, Diego? Sì, cioè, sono scritte bene, non sono difficili di comprensione, come dicevi tu. Mi Sì, sembra sono abbastanza immediate, però belle articolate, una delle belle, belle. regole scritte meglio, tra l'altro, dal punto di vista. Non ci sono buchi, diciamo, ce ne sono sempre di buchi, lo sai, nei nostri giochi, ma insomma, relativamente con pochi buchi, ben scritto, naturalmente è molto articolata, come hai visto, Accidenti, sono. quando vedo la parte delle formazioni, però sai che c'è, mai come in questo caso, e correggimi se sbaglio, questo sistema, che è molto interessante, ragazzi, è molto fatto bene, secondo me, ha dei dettagli che non trovavo da tempo, proprio perché non trovavo da tempo, ma in ogni caso, mai come in questo caso, è inutile leggere il regolamento, bisogna piazzare. E affrontarlo man mano, fase dopo fase, perché vi ripeto, non è difficile, ma ha tante particolarità che ti costringono a proprio vederlo sul campo. O no, Sì, Diego? Cioè, per me è ci così. conviene uno scenario introduttivo, ci sono, cioè sono in tutti i giochi per cominciare un po' a provare le regole, perché assorbirsi tutte le 40 pagine viste in due colonne, no? Senza disegno quasi, naturalmente è tanto. Naturalmente un Però giocatore che è abituato ai wargame lo può fare, ribadisco, come hai detto tu, non è la fine del mondo, non sono le 200 pagine, no? Tutte complesse. Si può fare cominciando da uno scenario, magari dove c'è solo la fanteria, c'è pieno, fate apposta proprio, come a Wolfitz stesso, ma Diego, io veramente ho trovato il regolamento. Era la prima volta che mi mettevo a leggere attentamente questo regolamento e l'ho trovato grandioso dal punto di vista del dettaglio. Ok, non ci sì. piove. Ma anche della precisione del come è La scritto, cioè abbiamo ben sezione fatto. sulle formazioni, accidenti, io mi ricordavo la Bataille, ma la sezione sulle formazioni ha veramente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
tipologie di formazioni, ragazzi. Sì, è veramente, ho detto, accidenti, ma in realtà poi non serve impararsi la memoria. Quando serve, alla fine certe formazioni, ma quella della la formazione hook, a uncino, a gancio, cioè io non me la ricordavo questo fatto, giuro, infatti, ah, ma c'è anche questa formazione, ma quando si usa, veramente io mi sono detto, ma quando si usa, o no Diego, quando si usa la formazione hook sul campo di battaglia? Io mi ricordo Gettysburg, io ho in mente Gettysburg, è un grande uncino, No, serve in difesa, sì? Quando hai, no, per così dire, lo schieramento che non è proprio in una linea retta, ma è un pochettino, capito? Ha fatto curva, ma... e quindi il look ti permette di quello che dovrebbe essere normalmente un esagono di lato, no? Che quindi ti potrebbero di fianco, diventa di fronte, è quello. Sì, ma non ho parlato a caso di Gettysburg. Quando voi andate a visitare Gettysburg, tutte le guide sono abituate a spiegarti la strategia difensiva dell'Unione con the hook. Perché in realtà la strategia difensiva dell'Unione in un certo momento della battaglia che durò 3 giorni è proprio a uncino per fare tutto un fronte di battaglia e proteggersi. Tanto è vero che veramente a un certo punto dicevo, ma questi parlano sempre di hook, ma che gli hanno insegnato solo hook? Perché in realtà poi le guide non è che sono degli appassionati di wargame, quindi quando gli dicono dite questo, loro continuano a ripetere quello. Però mi ha lasciato, lasciato accidenti quanto tipi di formazione. Ma prima di andare ad analizzare il regolamento, Diego, così io ti do la, diciamo, la struttura e tu poi ti veramente cominci a sbizzarrirti. Guardiamo un attimo i componenti. Come al solito, la componentistica a partire dai counter, secondo me, è spettacolare perché riporta... Francamente bisognerebbe fare uno studio sui colori delle uniformi dell'epoca, ma i colori usati sono veramente stupendi, o no? Sì, sì, sono semplicemente le uniformi dell'epoca. La parte superiore è la giacca delle pedine, intendo. Sì. La parte inferiore sono i pantaloni. Quindi mantiene la fedeltà. Posta chiedo a te che sei un esperto. Sì, ma... sono dei vari reggimenti come erano, dei vari battaglioni reggimenti, come era l'uniforme. Bene, e questo poi è bellissimo. Delle volte, ricordando la battaglia, qualche volta non si capisce bene dei colori, Si riesce... Sì, perché il problema, in questa serie, il problema sono gli ussari, perché gli ussari sono all'incirca di molto colorati in tutti gli eserciti, e quindi ti trovi pedine che dal punto di vista dei colori sono identiche e sono magari di due eserciti. Sì, ma succedeva con la serie Battaille e succede anche qui. Esatto, però ci sono i simboli, vedi, se vedi in quelli prussiani c'è FR, la sigla centrale Federicus Rex, e quindi quello distingue i battaglioni da una parte da quelli dall'altra. Ma questa è la bellezza, che il counter della Clash in Battaille e BR sono belli proprio per questo. Chi è appassionato dell'epoca ritrova i colori e anche i simboli, quindi... Penso che. Sì, sono i colori veri. Io ho pieno di libri degli uniformi dell'epoca e sono quelli. Della mappa che mi dici invece? Per me è una mappa colori pastello, non eccezionale, però gradevole. Ma a me piace, ti devo dire la verità, è in 3D con colori molto pastello, molto adatto Molvitz, vedi, con la neve. Sì, lieve, c'è, no? Quel bianchetto di inizio periodo invernale che è molto bello, fa tanto atmosfera in effetti. No, perché c'era la neve proprio sul campo e quindi... Ma era appena iniziata la stagione diciamo delle nevicate, però in ogni caso... siamo ad aprile, alla fine. Ah, davvero? Pensa a te, fammi rivedere... Sbagliato il periodo, perché io delle volte vado a confondere. 10 aprile, è vero, 10 aprile. Ma invece io andavo a novembre, perché a novembre? Ma è logico, ragazzi, perché stavo pensando a novembre? Ero ancora ad Austerlitz. Allora, no, adesso vi faccio ridere. Oggi leggevo un brano di Austerlitz e chiaramente nell'avanzata aveva cominciato a nevicare. Ecco perché ho detto siamo all'inizio delle nevicate, perché chiaramente confondo Austerlitz con Molwitz. Ragazzi, perdonatemi, quando uno ha a che fare con 3-4 regolamenti. Quindi sì, siamo nell'aprile del 1741, quindi alla fine... Del cavolo, nevica ancora però ad aprile, infatti siamo, la mappa. Siamo in Slesia, no? Slesia che dopo la seconda guerra mondiale è andata alla Polonia.
Sì, Slesia, poi sto detto andiamo in Polonia. ovviamente. I villaggi sono ben fatti, Gruningen, Molwitz, c'è una sorta di tridimensionalità, però mi ricorda sempre, veramente, io adesso era tanto che non aprivo un gioco BAR, però sono sempre legato alla Battaile, cioè non si discosta molto dalla tipologia della Sì, Battaile, sia dal ma punto perché di vista sono anche delle... della stessa casa, capito? Sì, Che sì, poi, sì, no? sì. E quindi sia nelle pedine che la grafica è la stile a battaglia. Il regolamento per me è decisamente superiore a questo, alla battaglia. Dico tecnicamente Sì, proprio, allora, non per nei quanto tecnici. adesso è tanto che non lo riprenda, ma mi ricordo che il regolamento nella serie Battile aveva dei buchi, cioè non ti spiegava tutto per filo e per segno. E quindi avevi bisogno poi di vedere qualche chiarimento, vedere sui forum. Questo è una serie, ecco perché lo definisco dettagliato e fatto bene, perché ogni caso, chiaramente non ha analizzato tutti i casi, ma ogni caso te lo ricorda. A un certo punto tu li salti perché sai che li andrai a vedere durante il gioco. Cioè, Sì, qualche sì, sì, caso sì, lo sì. andrei a vedere durante il gioco. Ecco perché Beh, tutto così. sommato è scorrevole. Vabbè, questo lo salto. Mi servirà quando Sì, vado a realizzare questa informazioni situazione. specifiche le puoi vedere lì per lì, capito? Sì. Perché la maggior parte delle volte, una volta, almeno che non fai anche la preparazione alla battaglia, ma una volta che c'è la battaglia sei in linea e vai avanti così nel 99% dei casi, capito? E D'accordo, quindi. sì. Sì, ma poi in effetti, vedi Diego, adesso è perché poi riguardando la sequenza di gioco, che riprendo dalla pagina 48 delle regole, che non sono poi proprio 48 pagine di regole, in realtà 40, sono 40 per fare gli 40 esempi. e poi ci sono tutti degli esempi. Una cosa che mi sento di dire è che potevano fare i colori nel regolamento, cioè il Sì, regolamento è della vero. terza edizione è in bianco e nero, avranno voluto risparmiare. Però, insomma, delle volte gli esempi li capisci meglio col colore, anche se... C'è il Primer, che puoi comprare nel sito, come si chiama quello dove scarichi i giochi Ah, il primer in download, che io ho anche l'originale, sì. ragazzi, me lo sono comprato mai aperto, però ho visto che si può scaricare. Sì, si può anche scaricare, perché adesso non si trova tanto, lo sai che non si trova No, ma hanno detto infatti che non non si trova. Senti una cosa, è Diego, ma rarissimo, perché la illustriamo. cosa bella, Sì? Dimmi, dimmi, dimmi. Diego. No, che la cosa bella è che nel primer non comprato, non quello, c'era anche tutte le pedine per sostituire i vecchi giochi perché hanno cambiato certe Sì, c'è un bel regole, set di era molto counter. bello, ecco. Ragazzi, io Sì, ce l'ho sì, sì. ancora shrink wrapped e unpunched. Non lo... Esatto, unpunched. Senti una cosa, Diego, ma analizziamo allora il regolamento, che vi ripeto, fino a un certo punto non mi sembra niente di particolarmente innovativo, perché c'è un army morale check face, o no? Quindi una cosa abbastanza... Con si guardano le controlli il perdite. morale che ti abbassa il valore morale delle pedine quando supera un certo, no, livello di perdite, eccetera. Poi Sì, c'è questa è questa la prima fase B, base. fase della determinazione iniziativa, sì che è standard, però mette delle novità, o no, Diego? Sì, allora, qui è la fase alternata, però non con i cheat, cioè non è che peschi a caso, ok? Sì? Semplicemente tiri il dado, e a seconda del comandante lo aumenti, al comandante in Sì, capo, chi aggiungi... ha il numero più alto decide se attivare un comando suo o far attivare al nemico. Io lo preferisco ai cheat perché questo non è pur essendoci elemento casuale, perché ovviamente però non è completamente arbitrario, capito? Cioè, chi è migliore può avere la speranza di o costringere l'avversario a fare lui il movimento, se lo ritiene più utile, o a muoversi lui. Vabbè, Qui poi c'è. Sì. però insomma, niente di No, particolarmente no, no, no. difficile da capire, direi, No, no, giusto? no, 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 no. La C'è la. command activation phase pure, diciamo che è una cosa déjà vu per usare il Sì, francese, standard, standard. naturalmente invece Diego, secondo me, quando arriviamo alla command control segment, qui comincia, beh, leggiamo bene come sono le regole, anche se non sono differenti da altri giochi che usano il sistema di comando, vero? Sì, è piuttosto classico, cioè se il comando è a livello di brigata, cioè i comandi tu li attivi sono le brigate, quindi è per quello che dura anche molto, perché le brigate vuol dire quattro pedine, in realtà, quattro battaglioni, e poi possono essere in comando di quello che chiama wing command, ok? Sì. Di ala, diremmo noi anche di divisione, anche se
non si usava questo termine all'epoca, e a sua volta deve essere in comando, nel raggio di comando del comandante in capo. Se c'è tutta questa linea di comando, lo attivi tranquillamente. Se invece non arrivi al comando in capo, c'è l'attivazione con un tiro del dado, no? Ogni comando ha un certo valore, ok? Sì. Tipo 5, 6, 7, fai come un controllo morale, no? del comandante. Se sei sotto, attivi, se non sei sotto, l'attivazione è parziale. Adesso non entriamo nei particolari, però mi sembra piuttosto classico questo. Sì, come... niente di particolarmente innovativo. E disorder recovery, d'accordo. Secondo me i problemi iniziano dal fire combat segment, perché lì poi alla fine bisogna prendere in considerazione anche le formazioni. Certo. E cosa gli vogliamo, cosa vogliamo dire agli ascoltatori per cercare di, diciamo, guidarli, non spiegargli tanto le regole, però cosa devono fare per capire meglio le regole, o se possiamo essere chiari nell'illustrarle? Ma la cosa fondamentale è, ribadisco, che nella maggior parte dei casi la formazione sensata è la linea, in questo sistema, a parte i casi eccezionali, che ti permette di fatti di far fuoco con una certa capacità, che è all'inizio, visto che la fase fuoco è all'inizio, sì, dell'attivazione. Sì. Fire combat segment, c'è proprio un segmento dedicato prima, esatto, del movimento. All'inizio, è prima del movimento, questa, sì, è una cosa che, insomma, su questo ci serve un po' di... qui, ecco, stare... Diego, infatti, è proprio questo, pensando, noi ci abbiamo, ciao Lorenzo, Lorenzo Nannetti sarà con noi domani per parlare dei paratrooper francesi, ecco questo, sai Diego, ti faccio la domanda, perché poi tu magari che hai analizzato per bene i dettagli, perché quando vediamo i film, no, di questo periodo, tutto sommato abbiamo una linea che avanza, si fermano, sì, 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 e sparano. Perché questa scelta di prima fuoco e poi movimento? Perché probabilmente hanno voluto che il movimento lo fai in quella precedente, capito? Poi fai il fuoco e poi ti muovi e fai la carica. Loro hanno pensato così, proprio, dico così, diciamo che, visto che il turno è, siamo a una scala piccola, quindi magari hanno voluto rappresentare... Però secondo me, sì, anch'io su questo non sarei completamente d'accordo. Ma più che... Sai che c'è? Alla fine uno si adatta, però noi siamo, sì, molto, sì, influenzati dalla cinematografia, dai film. Sì, sì, no, e abbiamo in mente... Ok, però, allora, prima mi muovo, poi la prima fila si inginocchia e cominciano a sparare, no? E poi rimuovono. Cioè, io la vedo in questo caso, poi ho visto... Ah, però fanno prima il fire, perché se uno non me lo dice... Però considero una, sì, cosa, che il close combat, come lo chiamano, la mischia, ok? Lì c'è dentro il fuoco, anche se non lo fai. Sì, cioè, perché... il vero fuoco, quello che tu ti immagini proprio venuti ai 100 da 70 metri al corpo a corpo, che non c'era quasi mai, ma insomma, negli ultimi 70-50 metri è rappresentato dal close combat. Sì, infatti anche questo. C'era Lorenzo che diceva... credo sia l'alter ego per il 700. Lorenzo dice che questo sistema è, dal punto di vista wargamistico, un ottimo sistema per rappresentare questo periodo. Ma non avendo giocato al sistema napoleonico, lui ci dice: non so dirti quanto sia simile o diverso. Sì, ci sono parecchie differenze, secondo me ce ne sono, sì, tantissime. Sì, sì. Allora, cioè, si vede che vengono da un qualcosa di comune, ok? Assolutamente. Però sono due regolamenti completamente diversi. Non si può passare da un... Non è una modifica, per fortuna, delle battaglie. No, è uno sviluppo, è uno sviluppo a sé, sistema molto dettagliato. A me piace proprio anche la carica della cavalleria, come è fatta. Ma Close Combat è bellissimo, perché poi c'è un controllo morale che a me piace sempre tantissimo. Quel controllo morale che... Visto com'è, sì, no? E a me piace tanto, perché per me il sistema della guerra civile americana che usa al momento la MMP, quello da sistema reggimentale, sì, prevede il controllo morale prima che l'unità carichi, per esempio, no? Ma sì, secondo me è un affatto basilare, non è che bisogna guardare un film per avere che gli uomini, non è che sono tutti disposti ad andare alla carica, quindi devi vedere se dopo tutto il fuoco nemico questi vogliono andare alla carica, e non è proprio scontato, perché poi tornando alla cinematografia, pensate
avanzata Gettysburg alla carica di Pickett, che c'è un povero comandante che sventola il suo cappello sulla sciabola per dirgli andiamo all'attacco, sennò quelli si erano fermati tutti. È proprio quello il check morale, o no, Diego? Sì, il check morale dell'attaccante è il check morale se veramente fai la carica, capito? È sì. Questo il check morale. Sì. Non tanto, è diverso da quello del difensore che invece dopo è il difensore che deve controllare se subisce, cioè se ha il coraggio di subire la carica, diciamo così, no? E difatti, sì. Ecco, anche lì, visto che il fuoco difensivo, la reazione difensiva, il fuoco difensivo, viene fatta dopo il controllo difensivo, il check morale difensivo. Quindi questo vuol dire che se perdi il check, se non va bene il check, fallisci il check morale difensivo, il fuoco sarà molto meno efficace. Perché ovviamente hai subito, no? Senti, una cosa che non ho guardato perché non ho consultato le tabelle, ma il Fire Combat Segment non è, da quello che penso, così letale, fai pochi danni, giusto? Insomma. Ah, no? Insomma, sai, è sempre relativo quello dei danni, perché sai che anche in questo cambia molto, no? Da gioco a gioco, ecco, sai bene. E a Molvitz? Guarda, ti dico solo questo, che... Sto prendendo la tabella, Sì, guarda, considera anche solo 1-1, se hai la tabella davanti. 1-1, sì, Fire Combat Results Table. Che hai la possibilità del 30% di far subire una perdita. Ed è, ho detto 1-1, che è un combattimento piuttosto ordinario, ok? Cioè, non c'è niente di straordinario. Quindi così efficace? Così efficace il fuoco? Il 30% subisce una perdita che è tanto. Appunto, apposta dico, è così tanto? Ogni casella, diciamo, ogni esagono, puoi sparare con 4 punti forza. Capisci? Sì. E quindi vuol dire che elimini il 25% di quelli che sono sulla prima linea, per così dire, con un solo colpo, capito? Non male, apposta dico, rovescio quanto detto. Invece, se magari hai un attimo di fortuna, ma qui si tirano così tante volte i dadi che la fortuna viene praticamente azzerata. Qui cioè, qui si tirano, si fanno valanghe di controlli. Quindi... Anche troppo, devo dire, sono un po' dei limiti che si sono fatti prendere un pochettino. È bellissimo, sai bene che mi piace molto, quindi, però mi rendo conto anche dei limiti. Il tempo è veramente... Purtroppo, se un sistema così tattico e con questa scala, io adesso lo paragono a quello ASPQR della GMT, chiaramente periodi completamente diversi, ma in ogni caso si continua a tirare i dadi, check morale, fuoco difensivo... Considera che all'incirca una mossa rappresenta 20 minuti, ok? È 20 minuti, reale. Infatti. Quando tu sei in giochi non piccolini, scenari, ma quando tu sei in una battaglia normale, ma non dico quelle enormi, ma quelle normali, eccetera, tu devi considerare che ci metterai un'ora per fare 20 minuti. Mm-hmm. E capisci quindi bene cosa vuol dire. Molvitz, tu l'hai giocato, Diego? Molvitz ho fatto solo le cose iniziali, ti ho detto. Ah, ancora non l'hai completato. Guarda, ci vogliono una dozzina d'ore per Molvitz tutta, capisci? Quante turni sono Molvitz esattamente? Quanti turni sono Molvitz? Molvitz, aspetta, che dipende un po', però erano di battaglia effettiva 5 ore e tu ci metti più del doppio, diciamo. 10-12 ore, sì, corretto. C'è scritto, guarda, in ogni, ecco, la cosa bella, poi metterò anche sul sito, su Casus Belli, Facebook, metterò delle pagine di riferimento. Sì, ma io perché, guarda, ti prometto, Diego, che me lo vado a piazzare, Molvitz. Sì, e... ma è bello, ecco. È un gioco che va bene per introduzione, questo, eh? Se qualcheduno vuole introdursi alla serie, direi che questa scatola è l'ideale. È l'ideale. L'ultima, quindi la più anche, no, con regolamento. Bella curata, poi, è una bella confezione, Sì, è bello da tutti i punti di vista proprio. La scatola telata, ve l'ho detto, crea atmosfera, proprio quella sorta di antichità. Guarda, Molvitz, la battaglia di Molvitz da qui 11 turni e dice qui 6 ore o più, ma nel regolamento c'è scritto 10 ore. Beh, chiaro, 6 ore o più per uno che gestisce a memoria.
Sì, Diego, 6 ore più per uno che gestisce memoria. Generalmente quando ti dicono il gioco dura 3 ore, Ma guarda, vai. nello stesso regolamento che ho visto dentro, se vai nell'accordo del regolamento, c'è scritto che mi sembra che ci sia scritto 10 ore. 10 ore, questo, Sì. diciamo 10 ore, ma no, sai che c'è, Diego? Siccome non si parla tanto del sistema BIR sul nostro gruppo, no, che non se ne parli a preciso, e quindi ecco perché vorrei, no, spingerlo, però ragazzi, dimentichiamo che c'è una bella simulazione di questo periodo e quindi dobbiamo un attimo spingerla. Ecco perché mi riprometto di piazzare il gioco e Sì, finalmente approfondirlo, perché se no alla fine. è molto bello. Io credo che anche il periodo che non è tra i più, capito? Il problema è che uno gioca al napoleonico, no? Per le cose, sai bene quanti giochi ci sono in più sul napoleonico. Ma no, sì, Però questo è c'è proprio uno fatto bene, lo sbilanciamento, però questo consiglio. dipende dalle case americane, perché poi alla Sì, sì, fine sì, 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 è sì. un periodo che l'Italia la tocca poco, di sfioro, no? Sì. L'Italia Ovviamente, c'è, la sì, cosa, però eh? in ogni caso, non è che quanti italiani sono interessati a questo periodo? Ah no, Ok. il buon Paolo, vero Gli Paolo? americani, secondo te, sì, si mettono anche a giocarlo, ma non mi pare che siano. Ecco perché fanno tanti napoleonici, perché per loro Napoleone e Sì, poi non c'è più chiaro. nessuno. Cioè, loro Sì, secondo me chiaro. saltano dal Medioevo, che hanno tutta un'idea loro del Medioevo, fino a Napoleone. O meglio, no, Eh si sì. fanno la loro guerra di indipendenza, la loro guerra civile e poi sono arrivati alla prima guerra mondiale. Ma è Ah, così, certo, poi ci fanno sono 40 anche in titoli. America molti giocatori, però relativamente al numero generale, ovviamente sono di meno. Però è veramente un bel Sì, gioco. sì. Ribadisco, alcune pesantezze, per esempio, hai visto la pagina continua degli special results, Oh, cioè i Dio, risultati guarda, l'ho speciali saltata, continui? eh? L'ho saltata. Vabbè, adesso, Diego, parliamo di Paolo che dice: stavo per comprare un altro busto di Federico II. Paolo, ma che fa la raccolta dei busti questo matto? Sì, Cavaliere! hai busti Oh, di Dio Fritz. mio, fa un grande Paolo. Me lo devo far regalare dal Paolo un busto di Fritz. Ma tu ti rendi conto cosa, il nostro cavaliere che cosa fa, di che cosa fa la raccolta dei busti di Federico II? Ma tornando a noi, che ecco perché, vedete, se Paolo e Diego, che sono due intenditori, apprezzano molto questo sistema, un perché ci sarà. E veramente, io non so, Diego, però prossimamente ne faccio un video in maniera tale da farlo conoscere. Non sono la persona più Sì. adatta, per approfondire, però dopo aver letto il regolamento e giocato un po', almeno lo Sì, cominciamo a diffondere, perché vi ripeto, io vorrei che il gruppo parlasse di tante cose, no? Ma delle volte mi rendo conto che ci fossilizziamo su certi argomenti e ci dimentichiamo di questi titoli. Ma in generale, oggi per esempio Ronald parlava di un altro bell'argomento, dei baroni scozzesi, di un periodo che sì, magari abbiamo visto i film, ma dal punto di vista wargamistico vediamo poche foto. Anche quello sì. merita, se vogliamo un attimo coprire, diciamo, tutto il periodo storico. Noi parliamo sempre, di Napoleone, Austerlitz, Kursk, Stalingrado e ci entusiasmiamo, però ci dimentichiamo di altri episodi che sono veramente degni di attenzione. Considera Senti, che questo dimmi, Diego. sistema permette di giocare tante guerre, perché è Sì. un sistema che è fatto guerra dal 1640 al 1783, c'è scritto, ma insomma, guerra di successione austriaca, guerra dei 7 anni in tutto il mondo, cioè non solo quella, più guerra di indipendenza americana, sono usciti i giochi sulla guerra di indipendenza americana, Sì, mi quindi viene in mente insomma. Monmouth adesso, mi viene in Sì, mente. esatto, c'è Brandywine, Germantown e Monmouth, Ma tu li hai insomma. provati? Sì, Secondo sì. te, proprio perché l'altro giorno parlavo di un altro sistema della Independence American, Quello quello della della GMT? GMT, no? Se, mi dici se, pro e contro, li hai giocati entrambi o quello della Sì, GMT? li conosco entrambi. E qual è la tua idea? Qual è la tua idea? Sono due giochi a due Interessante. livelli diversi, perché hai capito bene che questo qui è a un livello Sì. complesso, perché il regolamento è questo, giochi con regolamento, c'è qualche adattamento, ma il regolamento è quello che vedi te, ok? Quindi è un regolamento complesso, eccetera. L'altro è più veloce, più immediato, con i vantaggi e gli svantaggi di... La ricerca storica è buona in entrambi, eh? Sì. Io direi che però BIOR dà il meglio nelle guerre europee, ti do questa Perché? impressione. Perché è una questione di Le perdite, fonti. ad esempio, le perdite, sai che nella guerra di indipendenza americana le perdite erano poche, tutto Certo, sommato, scappavano eh? E subito. invece
E invece in queste battaglie qui erano molto le perdite, Era soprattutto veramente un massacro, erano veramente dei massacri. nella guerra dei 7 anni, la zona di Federico contro Russia, eccetera, cioè erano veramente massacri, capito? E quindi il sistema, secondo me, ha certe pesantezze che lo fanno essere migliore per un gioco molto strutturato come la guerra dei 7 anni, eccetera. Però va benissimo. Ciò detto, hanno adattato anche queste cose qui, hanno cambiato un po' di cose ed è ottimo anche per quello. L'altro è più, come dire, più immediato. Anche la scala, guarda, se ricordo bene, qui è sempre la stessa, 100 metri, ok, 100 Sì. yard, quindi 90 metri, 20 minuti e un PF, un punto forza, 100 uomini, ok? Invece 50 nella guerra indipendenza, proprio perché erano più piccoli gli eserciti, capito? E invece l'altro, quello della GMT, è 200 yard. Ah, una scala, Sì. È una variazione molto importante però, eh. 200 yard, forse c'è sempre 100 il PF, però capito che è la mossa un'ora, se non mi sbaglio, adesso non vorrei, ma un'ora. Quindi Però, capisci bene che siamo a sono, un però altro il livello. sistema GMT, però, vabbè, insomma, siamo a livelli, non è paragonabile a questo, eh. No, 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 è un sistema molto più semplice, Sì, molto sì, fatto per sì. essere giocato in poco tempo, non malaccio, su alcune cose, però è chiaro siamo a un altro C'è una livello, un bassa altro densità di livello. pedine anche, E veramente, veramente manca tutto bassissima. il livello tattico, capito? Sì, Quello è il gioco sì, più sì, sì. grande tattico, quello della GMT. Questo è tattico, le formazioni, il peso delle Senti, ecco, formazioni, come hai andiamo, visto? abbiamo parlato di fire, movimento, d'accordo Sì. ragazzi, nulla. Poi andiamo al cross combat segment, che secondo me è un altro punto di forza di questo Sì, sì, sistema. sì, sì, Ne sì, abbiamo già questo. parlato, questa sorta di controllo morale Sì, prima e... dell'attaccante, poi la reazione difensiva, di fronte alla carica, eccetera, e poi prima morale difensore, poi la reazione difensiva, e infine la risoluzione Sì, accidenti, ci sono quattro della mischia. sottofasi e in più la quarta fase, che è la Individual Combat Designations, ha altre quattro step della serie. Sì. Praticamente abbiamo otto sottofasi. Però Insomma, ti infatti, spiega molto bene, quella cosa che stai leggendo, cioè la cosa, no? scandisce bene, non è che lascia, lo dice fra le righe, dice paragrafo 1, paragrafo 2, paragrafo 3, paragrafo 4. Ecco perché dico che io so, questi sistemi, vi ripeto, ragazzi, leggete le regole, ma poi puntualmente vi dimenticate tutti i dettagli. Invece bisogna sfogliare, guardare le parti principali, poi andare a piazzare e giocare analizzando ogni fase con le regole. Io chiaramente No, ieri sera ho detto, vabbè, vado a letto con questa lettura amena. ma serve, una prima lettura serve, secondo E me. Una infatti ho prima visto. proprio per avere l'idea, perché altrimenti se vai proprio a zero in un gioco così, capisci che diventa. Mentre in alcuni No. puoi dire In piazza e ogni caso non basta, posso piazzare e giocare perché ci sono delle no? particolarità che dici, vabbè, questa che faccio? E infatti devi continuare a Esatto, leggere il bravo. manuale. Però vi ripeto, il manuale, quando lo leggete, non è, per chi già pratica wargaming, non è niente di particolarmente difficile. È chiaro che tutte le particolarità richiedono attenzione. Tanto è vero che il cross combat segment, che secondo me è un altro punto di forza, forse il migliore aspetto di tutto questo regolamento, assieme alle formazioni, perché è una fase di combattimento molto dettagliata. Non so, Sì. francamente, Diego, la ritieni realistica? Allora, qui come vedi, vuoi vedere la tabella, no? Adesso entriamo nel merito, cioè Sì, dietro a quella del Fire. Vedi andiamo una alla Close particolarità. Combat Results Table. Esatto, vedi una particolarità: il difensore finisce, scusa, il difensore, il perdente finisce sempre in rotta. Vediamo un po', sto andando a guardare. Sì, vedi che c'è sempre una R? Sì? O da una parte o dall'altra, cioè per attaccante o per La R difensore? domina per quanto riguarda le cosiddette perdite del difensore. Sì, no, anche dell'attaccante se vai a vedere, vedi? E perché questo? No, loro, ogni close combat finisce con la rotta di uno dei due. È Ah, molto forte, come indipendentemente cosa. da. Ma questo. Allora, io lo ammetto, ragazzi, ho letto poche cose di questo periodo. Tu che hai letto tanto, Diego, è realistico? Ti ripeto, riesce a ricalcare quello che succedeva in realtà se uno ha letto. Adesso, tutta rotta
mi sembra esagerato, Ok. però che rispetto ad altri periodi ci sia più rotta, per me è giusto. Ah, rispetto ad altri periodi ci Per sia più. esempio, la guerra. Una che ti piace a te, ti faccio di esempio, nello stesso Sì. periodo. La guerra civile americana Sì. è molto meno decisiva il risultato, anche a livello di scontro reggimentale, non solo di Sì, ma in brigata o di effetti, generale. allora, è vero quello che dice Diego, ci sono 100 battaglie della guerra civile americana, ma io dico sempre, lascia stare che in realtà le decisive si contano sulle dita di una mano. Sì, ma non solo a livello di battaglia, che è vero, ma quello anche a quelle di quest'epoca, sai, perché poi in realtà, però a livello di scontro di una brigata o di un reggimento anche, molto spesso la guerra civile americana si fermavano e stavano lì a sparacchiarsi un po', no, Sì, non eccetera, ci. No, senza no, granché. lasciamo stare, torniamo indietro. Sì, è così, sì. Perché Oppure c'era una vittoria, ma era più giusto dire disordine a Roma, no? l'altro abbandonava il campo, non gli conveniva Esatto, però abbandonare con il il campo. disordine, non in vera e propria rotta, capito? Anche a singolo battaglia. Qui invece fanno sempre rotta. Quindi voglio dire, è una cosa, close combat, sia per le perdite che per il risultato morale, è impegnativo qui, come ben capisci. Se finisce sempre in rotta ti ritrovi veramente con magari un fianco scoperto e quindi. Perché rotta poi non è mica così facile recuperare, capito? Senti, ma tu che letture consigli per capire un Sì. po' di questo periodo? Te lo chiedo anche dal punto di vista personale, perché ti Sì, ripeto, non essendo guarda. un esperto mi piacerebbe sapere qualcosa di più. Sì, ti scrivo, magari faccio un No, post ma dopo, il libro che secondo sulle. te tu consiglieresti, anche secondo. Allora, in che lingua intanto? Ma io Perché sono sempre, voglio sempre i libri in lingua in inglese, però diciamolo inglese. anche in Allora, per italiano, il eh. periodo. Sì. Per il periodo, non per la storia delle guerre e delle battaglie, ma per come si combatteva in questo periodo, ti direi The Experience of the Age of The Reason, experience of the age of the reason. sì, the Military Experience, ovviamente, the Sì. Military Experience of di Duffy. Di Duffy. Ecco Sì. ragazzi, questo per gli anglofoli. E invece in italiano? In italiano, in italiano non c'è quasi Ma sul serio? niente. Non c'è quasi niente e a quel punto c'è, ma che non si trova più, la biografia di Federico di Casali, che era anche un giocatore di Wargame. Ah, Casali, sì, me lo ricordo. Sì, me lo ricordo perché Sì, c'era un la suo libro biografia di sulle Casali, miniature. sì, la biografia di Casali della Mursia, ma non credo che sia più reperibile. Poi c'è quella di Pagano, un generale degli anni 30, ma quello l'hanno ristampato. Questi sono i due testi di riferimento, le guerre di Federico di Pagano. Comunque poi lo scrivo esattamente, Sì, le no, no, entrate. fallo perché vedi, a riprova che dal punto di vista wargamistico c'è un regolamento, un sistema valido, ma abbiamo pochi punti di riferimento. Sì. E poi ti dico qualche altro, tutti i libri di Duffy sono ben fatti, eh? Christopher Duffy è veramente, ecco, il riferimento, diciamo, attuale in lingua inglese è Christopher Duffy in tutti i suoi libri. Alcuni li metterò, li scriverò su, l'ha scritto sull'esercito austriaco, su quello russo, su quello prussiano, e ha scritto la biografia di Federico, la biografia militare Ma di è un Federico. americano o un britannico? Lo sai che mi sembra, indovina un po', E britannico? beh, è normale Britannico. perché un americano che si occupa così tanto di sarebbe. Ci sono, È eh? vero? Insomma. Sì, sa molto di britannico invece Britannico. No, che. è particolare comunque che se ne occupi con così tanta veramente analisi, perché poi alla Sì, fine. Però c'è poco. Tu, Diego, confermi che. Sì, vabbè, ma non è che ci sia cioè, poi c'è così tanto in tanto. realtà, sia ben chiaro, c'è tanto, ma sì, è inglese, lo sapevo già, ma ho confermato che è inglese. È Ma del 36. forse può essere, ecco, magari perché il pubblico italiano non è tanto avvezzo a giocare questo sistema, perché magari le riviste ne parlano poco, perché i libri non escono in libreria sul pezzo, può Sia essere. ben chiaro, io dico che non c'è molto attualmente, perché in realtà su queste cose è stato scritto moltissimo, ma dai tedeschi tra 8 e 900, capito? Ah, c'è Damiano, Ovviamente. ecco Diego, c'è Damiano che ci ricorda anche, ci sono i podcast di Barbero con la biografia e le battaglie del Settecento. Damiano, ti Sì, chiedo. Sì. su Federico, su Federico Su Federico II.
Sì, ho scritto il libro e poi ho fatto anche i podcast, così però non c'entra tanto, per quanto è molto bravo, come sappiamo, però non entra, ecco, troppo nel Beh, merito, non entra quindi. magari negli aspetti, non è la military experience, magari è più in generale. Però vi ripeto, Certo. anche questo serve per entrare un po' nello spirito dell'epoca, che Ma delle volte, come ecco, sei? io sono il primo che mi ci metto e apro una scatola del genere e mi scopro, scusate il termine, ignorante, perché sì, però sto fatto qui forse era meglio saperlo, per dire che ci sono dei gap nella nostra esperienza organistica. Senti, Diego, Sì. per completare l'analisi di questo sistema, speriamo di essere stati abbastanza esaustivi. C'è, vabbè, l'activation completion, nulla di particolare che ci dice quando sono finish, vabbè, Sì, rimuovi, è una esatto, fase sì, perché può abbastanza. finire C'è la prima, rally certo. phase che c'è in qualsiasi gioco È tattico, vero, ragazzi, fate i controlli morali, eccetera, eccetera. E poi si finisce con la maintenance phase, rimuovi va tutti i bene, finish marker. semplicemente Quindi, in quello che. pratica, possiamo dire, Diego, un consiglio che il sistema scorre, ma prestate molta attenzione alla fase di combattimento e alla sezione Delle formazioni, che poi è formazioni, quello certo. che ti spinge a essere attento ai dettagli, o no, Diego? Cosa ne Sì, pensi? non c'è dubbio, quella è la cosa da stare più attenti sono questi, perché la fase comando tutto sommato è piuttosto classica, non dà grossi problemi. Ricordiamoci che è un tattico, vuole soprattutto far vedere lo scontro a livello di battaglione, lo abbiamo detto, ma Sì. ovviamente a livello di battaglione e di mezzo reggimento di cavalleria, due o tre squadroni quindi di cavalleria. Sì, ci sono le regole della carica che francamente ho saltato, ma bisogna andarsela a guardare per bene, perché c'è Eh la sì. cavalry charge movement, defender reaction, counter charge movement, counter charge movement, ragazzi. C'è il movimento di controcarica che è bellissimo, ma bisogna leggere per capire come funziona. È il Quindi problema che, sì, essendo così dettagliata, cioè ti dico sinceramente, anche se facevi 150 yard invece che 100 e 30 minuti invece che 20, avrebbero fatto lo stesso un ottimo, capito, sistema che sarebbe andato più velocemente. Perché consideri un problema che non abbiamo detto, ma che c'è, che le pedine possono stare in più di un esagono, Ah, è quindi fa vero, sì, risalgimento. bravo che l'hai ricordato, perché poi alla fine c'è pure questa cosa che le pedine possono occupare un secondo esagono, e lì ci Sì, sono delle regolette che devi tenere in sì, qui considerazione. diventa pesante. Sì, io su questo sono piuttosto, perché se facevi 150 yard invece che 100, Sì? diciamo che potevi benissimo far stare ogni battaglione in un solo esagono, capito? Che secondo me va meglio, perché 150 yard era all'incirca il fronte del battaglione Sì. dell'epoca. E quindi perché fare 100? Capito cosa ti voglio dire? Perché c'era stata un po' la fissazione, la battaglia, vedi? di fare i 100 metri come cosa indicativa. Ma secondo me invece facendo 130-140 metri, quindi 150 yard, ok? Avevi il grosso vantaggio, che era anche più storicamente, capisci? Perché era il fronte all'incirca dei 600 uomini Probabilmente che se ne come sono sai. accorti dopo, cioè hanno detto, No, vabbè, allora ma perché lì, dici? no, non credo, ma lì è perché c'era l'idea dei 100, per me lì è un po' l'influenza della battaglia, capito? I 100 metri come, no, la Come cosa punto di come i riferimento, 200, come misura di come i 200 per riferimento. le grandi tattiche, no? Come per esempio quella della Gamers, vedi che sono tutte 200 yard. Sì, è vero, Ti sì. ricordi Proprio quella? per evitare questo fatto. È un fronte, il fronte di battaglione, quindi ci sta tutto. Sì, no, in 150 yard in pratica stanno 600 uomini che sparo e i battaglioni al massimo erano 800, quindi potevi astrarre e farli stare lì dentro, no? Chiaramente 6-800 non c'è quella differenza enorme. Invece hai battaglioni di 800 con il fronte solo di 400, è per questo che li devi mettere in due esagoni Su per due poter poi esagoni. sparare tutti gli 800, capito? Sì. Senti, Va bene. Diego, c'è Damiano che mi fa una domanda a cui non so Sì. rispondere perché l'ultima volta che io ho piazzato Prussian Glory 1, presumo che sia 15 anni fa, mi chiede: Prussian Glory 1 e 2 della GMT era valido come gioco? Diego, l'hai Ah, provato? allora, sì. Perché io me lo ricordo Allora, vagamente. intanto Diciamo qualcosa. siamo a tutt'altro livello. Prussian Glory è a livello grande tattico spinto, cioè la mossa e l'esagono a 500 yard, Quindi scala più 500, grossa. cioè 5 volte.
5 volte quello che è VOR, 5 volte è tanto. La mossa è di un'ora, il livello qui non è di battaglione, è nemmeno di reggimento, ma è di brigata. Quindi vuol dire 4-5 battaglioni insieme. Vedi che moltiplica per 4-5 la scala Ma lo proprio, ritieni ok? valido dal punto di vista simulativo? Insomma, non mi convince tantissimo, ti devo dire la verità. Non so tanto dell'epoca, capito? Come dire, non mi Ma convince tantissimo. Dimmi. sai che c'è? Ti faccio una domanda. Non so tanto dell'epoca, ma alla fine, te lo chiedo, la battaglia era decisa da un movimento di un battaglione, di un reggimento, di una brigata. Qual era il fatto decisivo di una tipica battaglia dell'epoca? Allora, dal punto di vista del livello va benissimo sia il battaglione che la brigata. Ok, Perché? perfetto. Perché il battaglione era il livello tattico minimo, okay? Il battaglione era l'unità tattica fondamentale, non c'è dubbio. E quindi giustamente BOAR ha fatto il livello a gioco di battaglione, Sì. non c'è dubbio. E va bene, però se vuoi fare un livello più alto, lo puoi fare, no? Ci sono tutti i livelli, come sappiamo, nei giochi di guerra, no? E quindi non è che è vietato, è giusto quello di brigata, perché la brigata era l'unità di comando, la prima unità di comando fondamentale. L'unità minima Infatti, di anche di comando, l'unità minima di comando. comando di generali, voglio dire, Sì, cioè sì, di sì. comando superiore, non di comando, perché anche il battaglione era comandato, ovviamente. No, l'unità Difatti, minima ti di ricordi cosa comando dal avevamo punto di vista detto? operazionale. Io parlo Difatti, ti sempre ricordi questo, sì. cosa avevamo detto? Che la serie stessa BOR, l'attivazione è di brigata. Sì. E quindi ci sta a fare un livello più alto come il livello di brigata. Quindi non sono come quelli che dicono no, per forza bisogna fare il livello di battaglione. No, perché come in tutte le simulazioni, come dire la seconda guerra mondiale, per forza quello di squadra. Puoi fare anche quello di plotone, No, quello di battaglione. sai, la seconda guerra mondiale, poi ecco, dato che facciamo un salto temporale, l'unità minima di comando operazionale è il battaglione, quasi sempre di battaglione. Non per niente, l'altro giorno parlavamo della Tactical Combat Series, che è il battaglione, poi alla fine ci sono delle variazioni, dipende da quello che vuoi dare. Sai, facendo Austerlitz l'altro giorno con la serie della Hexasim. E alla fine leggi la cronaca della battaglia e ti rendi conto che qualche episodio importante non è stato deciso a livello di corpo o di reggimento, ma a livello di veramente battaglione che si schiena in una certa parte per respingere il nemico. Per dire che delle volte dici: sì, però ho letto la battaglia, c'è stato in quel momento che quel determinato battaglione ha deciso perché si è messo magari a difendersi. Non è facile, devo dire che non è facile No, 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 no. rappresentare, perché poi leggi, sebbene leggi i resoconti delle battaglie, ti rendi conto: ah, però se quel battaglione non si muoveva in quella maniera, mi sa che la battaglia cambiava. Quindi dici: allora, perché io devo giocare a livello di corpo? Punto di Sì, domanda. però puoi astrarre anche a livello di brigata, devi proprio astrarre perché magari simula lo stesso, non quel singolo battaglione, perché non c'è la pedina di quel Sì. battaglione, però quella brigata che pur essendo attaccata di fianco ha resistito è perché quel battaglione che non c'è, ma diciamo uno dei battaglioni della brigata è riuscito a schierarsi e Sì. quindi a parare la cosa, capito? È a un livello di astrazione maggiore, però ti permette, c'è un grande vantaggio nei giochi grandi tattici, che ti permette di giocare in una sola seduta le grandi battaglie del 7-800 a livello grande tattico, Diego, cosa torniamo al solito inestimabile. discorso. Dipende dalle aspettative Eh sì, che ma abbiamo in anche di cosa persona. si vuole concentrarti. Anzi, ti dico, se ti vuoi concentrare più a essere Federico, è quasi meglio il livello grande tattico, capito? Perché le minuzie della cosa, no? Del battaglione, non sono di solito No, no. quelle del comandante in capo. Se invece vuoi vedere un livello più, vediamo come si scontrano due brigate tra di loro, no? Eccetera, allora è chiaro quello tattico, ma c'è spazio per tutte, no? I Certo, è la livelli. solita storia. Che cosa ti interessa? Perché poi bisogna seguire. Abbiamo risposto a Damiano Paolo. Sì, Stiamo abbiamo parlando di risposto. Prussian Glory, scala Sì. diversa. Vuoi aggiungere qualcosa? Perché così Paolo ci fa anche da moderatore. Vuoi aggiungere qualcosa a questo No, di no, Prussian Glory? ribadisco. Giusto, allora in Prussian Glory non ci sono le formazioni, ma è giusto a quel livello, perché con la mossa di un'ora è inutile, no? Fare il look, ad esempio, capite che non avrebbe senso, come cosa. Ma è una Anche sequenza di se gioco standard?
Quella è I Go You Go, se non sbaglio, sì, I Go You Go, però per esempio lì non ci sono nemmeno il fronte, già quella mi convince un po' di meno, perché fare una cosa del 700 con le pedine senza fronte, Senza facing, sì, quello insomma, è più sembra un però po' di... Diego, la scala è alta e quindi Sì, probabilmente il però... facing ha poca ragione di esistere. No, però secondo me Dici? no, perché la brigata all'epoca era lo stesso schierata in una certa posizione, capito? E quindi un attacco che gli veniva da dietro, sia ben chiaro, non vuol dire che deve perdere per forza, perché può darsi che, giustamente, data la scala, qualche battaglione riesce a spostarsi, ok? Infatti è Prima che quello, lui la si brigata fronteggi. riesce a parare Però non l'accerchiamento è detto, spostando il però lo devi battaglione. mettere in condizione. Però lo devi mettere in condizione di inferiorità, capito cosa ti voglio dire? Con un meno uno, meno due, hai capito? Senza condannarlo a morte questa brigata, però l'attacco di fianco deve essere valutata nelle battaglie del Sì, che 7-800, costringe la secondo brigata a rispiegarsi e magari me. dargli un Esatto, e modificatore quindi dal momento negativo. che questa operazione non è detto che riesca, tu astrai dal fatto se è riuscita o meno, però quando tiri il dado, diciamo, nella tabella combattimento, gli devi dare uno svantaggio, capito? Devi dare un vantaggio a chi ti ha attaccato di fianco. Ho L'esempio capito. classe è Molwitz. Molwitz, dove all'inizio la cavalleria austriaca riesce, no, con l'attacco di fianco a eliminare la cavalleria del Senti lato Diego, ma destro vogliamo prussiano. fare, dato che non vogliamo abbandonare, non è che facciamo un podcast e poi non li facciamo più sul sistema BR. Diego, vogliamo fare un prossimo podcast con Molwitz piazzato? Tu ce l'hai Sì. piazzato a casa tua, io ce l'ho piazzato a casa mia e Sì. cerchiamo di magari spiegare più in dettaglio le regole che oggi di cui abbiamo dato una sorta di sintesi generale, in maniera tale da entrare di più nel sistema. Cosa ne pensi? Può Sì, essere certo, un'idea? possiamo fare una cosa anche interessante, un'altra Sì. diversa, ma questa va bene, è quello di confrontare un po' tra il periodo napoleonico con questo, proprio le differenze a livello tattico, grande tattico e l'effetto nel gioco, Assolutamente, come... però se vogliamo far imparare anche attraverso il podcast il sistema BER, ti Sì, ripeto, tenendo no? tu la mappa montata a casa tua e io a Sì. casa mia con un semplice, magari non tutto lo schieramento, ma una parte, vediamo di ripercorrere il regolamento e magari io che sono più magari poco preparato, tu che sei più preparato, io magari ti dico: "Senti, faccio questo" e tu mi dici: "No, guarda che dovresti fare in quest'altra maniera". Chi Va se l'è bene, appena questo. comprato, se lo piazza pure a casa, noi lo diremo qualche giorno d'anticipo, così alla fine facciamo giocare tutti attraverso il podcast. Ok? Va bene. Bene, Diego, un'ora di trasmissione, ragazzi, del sistema BAR di cui, insomma, prima non avevamo mai parlato e a me piaceva tanto e come promesso con Diego l'abbiamo fatto. Torneremo anche con Paolo, magari che, non so, Paolo, se, anche Paolo l'ha giocato tanto, Diego, questo sistema? Paolo, non credo. Ok, così facciamo anche appassionare Paolo. E dato che c'era anche Pietro Flaminio che se l'è appena comprato, e quindi vuol dire che è interessato, continueremo anche a spingere per farvi giocare anche il sistema BAR. Diego, grazie, sei stato gentilissimo e stiamo in Ciao, contatto, ciao a ci sentiamo tutti. anche domani. Ciao Diego, un abbraccio, ciao Ciao, ciao. ciao a tutti. Bene Ciao, ragazzi, ciao. speriamo il sistema BAR che di averlo introdotto in maniera decente, efficace e come vi ho detto. E cercheremo la prossima volta di avere a gioco piazzato, tornare sulla sequenza di gioco e cercare di spiegarlo. Inviteremo tutti a tenerlo piazzato a casa e a muovere. E Paolo ci dice: "No, ho giocato tridimensionale alla guerra dei 7 anni". Però, Paolo, scusa, tu sei un appassionato coi busti Federico II e non mi giochi il sistema BAR. Dalla volta prossima devi avere anche te il gioco piazzato. Se non ce l'hai piazzato, ti mandiamo a casa il gioco prefabbricato, una stampa e 4 pedine. Ragazzi, è stato veramente una bella serata. Concludo ancora e vi prego di ascoltare questa sigla perché ci permette di riflettere sui momento, sul wargame, anche quello che significa ricreare eventi che veramente hanno portato morte, hanno portato dei, diciamo, anche dei cambiamenti nello stato sociale. Grazie, a domani con Modern War e Lorenzo Nannetti. Buona serata, via con la sigla.